vorrei chiedere che cosa è stato realizzato a suo avviso nell'Italia del 2008 del suo piano di rinascita democratica. E già che ci siamo, è una cosa che avrei voluto chiederle anche molti anni fa, chi c'è stato dietro le stragi che hanno insanguinato l'Italia? Forse lei è l'unica persona che ce lo può dire, se Sono vuole. due cose completamente diverse. Il piano di rinascita era un piano di rinascita per ripristinare un po' l'ordine e per cambiare certe questioni che ancora oggi non funzionano, come la magistratura che non sta funzionando, perché il PM, per esempio, dovrebbero arrivare da due concorsi diversi. Dovrebbero odiarsi tra loro se il cittadino vuole la giustizia. Invece oggi non c'è questa giustizia che dovrebbe avere, perché avrete notato e sentirete voi parlare di tanti processi, dopo 3 o 4 anni uno che è stato messo in carcere è stato riconosciuto innocente senza nemmeno rifonderle i danni che ha subito. Questo fatto qua. Era un piano che prevedeva ordine, soprattutto ordine, però non avrebbe cambiato nulla e avrebbe cambiato anche il modo della Repubblica parlamentare con Repubblica presidenziale, perché oggi non c'è nessun responsabile. Io leggo sui giornali o vedo alla televisione quando gli pongono dei quesiti all'attuale presidente che deve rispondere: questa non è questione che riguarda me, ma riguarda la Camera o il Senato. No, deve riguardare a lui. Lui è il capo di tutti e lui è responsabile di tutti, per cui si deve assumere le sue responsabilità. Per questo fatto qua. Vedo in tanti altri stati in cui c'è la Repubblica presidenziale, le cose vanno molto bene. Da noi l'abbiamo parlamentare, ditemi voi se eventualmente un paese si può governare. Lei mi deve dire se questo governo si può governare. Se abbiamo politici, noi non abbiamo politici, i cosiddetti politici. Potrei dire questo: se noi potessimo acquistare i politici per quello che valgano e rivenderli per quello che credano di valere, si potrebbe risanare le casse eventualmente dello Stato. Perché che cosa fanno? Che cosa ci danno? Promesse che non vengono mantenute, insulti che eventualmente questi insulti vengono recepiti anche dai bambini e quindi d'altra parte se l'ha detta la televisione questa parola la posso ripetere anche lui. È questo qua. Io quello che chiedevamo noi, più disciplina. D'altra parte la libertà per carità, senz'altro. Non voglio io parlare del padre della democrazia che è stato Pericle, ma ve lo voglio ricordare che Pericle, 4.000 anni fa, credo tutti l'avrete conosciuto a scuola, arrivò ad Atene con 3 partiti. Quando restò con uno, disse: questa è la democrazia, e lui con quella democrazia governò per 29 anni perché dopo morì. Scusi, ma no, scusi una cosa, quindi non è stato realizzato niente del suo piano, secondo lei? Ma io vedo d'altra parte tutti si sono un po' abbeverati, tutti ne hanno presi degli spunti, e d'altra parte non posso dire altro perché era soltanto volto al bene. Mi dovrebbero, non dico pagarmi semmai di certi diritti, non le richiedo nemmeno perché non fu nemmeno possibile depositarlo alla SAIE. Stragi che ci dice? Eh? Delle stragi, ti avevo chiesto Ma delle chi stragi, c'è vede, dietro ci le sono stragi. sempre state queste qui, ci sono Ma sempre solo in state e Italia sempre ci però. saranno le Solo in Italia. stragi. E sì, perché non c'è ordine. E anche negli ultimi tempi, perché i primi tempi stragi non ce ne sono state. Sono venuti eventualmente dopo il 60, prima del 60 non se ne sono mai verificate. E del 60, perché parlo del 60? Perché c'era ancora una certa condizione che il popolo era uscito da una dittatura del fascismo, chiamatela pure dittatura del fascismo, però aveva abituato la gente a lavorare e dovevano andare a lavorare perché se no sarebbero stati puniti. E non avrebbero dovuto nemmeno scioperare, perché con lo sciopero non è che si produce, lo sciopero impoverisce, perché la politica dei sindacati è quella di impoverire colui che paga lo stipendio o paga la paga, oppure sabotare il lavoro,
perché io sono stato il direttore di alcune industrie, loro avevano il compito di sabotare la produzione e questo qui significava mettere in difficoltà l'azienda e nessuno prendeva i provvedimenti, si permetteva anche di occupare la fabbrica e occupando una fabbrica dagli scioperanti non è che potevamo dare il benessere alle famiglie per cui eventualmente le famiglie hanno bisogno. Guardate oggi, l'Italia si sta impoverendo completamente di industrie. Noi abbiamo non più industrie, ma abbiamo catene di commercianti di paesi che producono lo stesso prodotto a un prezzo eventualmente molto, ma molto inferiore del nostro. E nessuno prende. E voglio aggiungere anche questo, che non so se mi competa, che la Confindustria non ha mai fatto una fermata, una bloccata. Mai eventualmente ha tutelato le industrie. E non solo, oggi tutte le stragi sul lavoro riguardano l'ispettorato del lavoro che non fa niente, perché dovrebbe essere interessato, c'è un ente che è pagato e si chiama ispettorato del lavoro, dovrebbe preoccuparsi di vedere se tutte le industrie sono fornite degli strumenti che dovrebbero avere per poter eliminare e prevedere gli incidenti che possono derivare. Per questo fatto qui.